Comandante Coco, allora, insomma, sono giorni davvero impegnativi, ma tutta l'estate è stata così per voi della Forestale per quanto riguarda l'emergenza incendi, sia ieri che oggi, nuovi attentati, li chiamiamo attentati veri e propri all'ambiente. Sì, effettivamente in questi giorni abbiamo avuto diversi incendi e diversi punti fuoco che hanno dato dimostrano che sono di matrice dolosa, quindi sono proprio dei veri attentati che stanno effettuando sulle isole Eolie. Purtroppo la carenza di personale non ci permette di individuare gli autori di questi reati che non vi aiuta, la fanno purtroppo certo, sempre non vi aiuta di certo. Poi diciamo che i punti incendio, i punti da dove parte l'incendio o gli incendi sono diversi, no? Cioè, quindi sono ben studiati, ben architettati. Eh sì, perché ieri abbiamo avuto 4 punti fuoco dati quasi in contemporanea a Vulcano in località Gelso e questa notte a San Calogero e tutto Palmeto erano 3 punti fuoco dati proprio con l'intento di creare danni seri sia all'ambiente e anche alla popolazione, certo, perché c'è il rischio anche per l'incolumità pubblica. Comandante, sappiamo che il sindaco ha richiesto un intervento del prefetto per agevolare anche voi forze dell'ordine nel fronteggiare questa emergenza, speriamo che qualcosa veramente accada. Sì, effettivamente il sindaco ha mandato questa nota al prefetto, però fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta e non è arrivato nessun rinforzo dall'esterno, quindi quelli che eravamo continuiamo ad essere purtroppo. Grazie, grazie, bocca al lupo, buon lavoro.